viaggio nelle sonorità e nelle anime del tango argentino con il violino di Alessandro Quarta. È tornata così la rassegna Arezzo Classica, voluta dal Comune Aretino, dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dalla Casa della Musica. Non si può interpretare un Piazzolla senza immedesimarsi in un rapporto carnale, insomma. Per me il violino è la mia donna, quindi c'è un discorso molto passionale, sì, però fisico. Quindi, non, per far arrivare un'emozione che ti ascolta la devi provare prima tu. Prima tu la provi e poi gli altri l'ascoltano e la vedono, la provano. Per la prima volta sul palco del Teatro Petrarca, il violinista candidato al Grammy che ha proposto il suo straordinario tributo ad Astor Piazzolla. Quando una partitura è scritta bene, puoi dar ben poco. Quindi vedi Mozart, vedi Beethoven, vedi Bach. Ecco, Piazzolla lo metto tra questi grandi, un innovatore, colui che ha fatto della musica un'emozione sociale, umana, di questo tempo. Quindi l'interprete oggi, che è sempre più raro, è colui che deve avere il coraggio di dire: io la penso così, la faccio così. Se ti piace, bene, se non ti piace, pazienza.